faccio un mal di gola impressionante, ma cucinerò lo stesso. Tempo di castagne direi quasi finito, quindi utilizziamo la farina di castagne per fare questa torta ciambella con farina di castagne, appunto, cioccolato e anche un po' di panna al posto del burro. Comunque adesso vi dirò gli ingredienti. Allora, in una ciotola mischiate gli ingredienti secchi, quindi abbiamo 200 g di farina di castagne, che la vedete là sotto, questa qua, 50 g di farina 00, tutto setacciato, mi raccomando, 50 g di cacao amaro e 150 g di zucchero e un pizzico di sale. Andiamo a mescolare. Adesso ho mescolato tutti gli ingredienti secchi, andiamo ad aggiungere anche 16 g, 15 insomma, di lievito, che farà lievitare la nostra torta, e continuiamo a mescolare. Dopo aver mischiato le nostre polveri e il lievito, andremo ad aggiungere una per volta 3 uova, eccole qua, 100 ml di olio di semi, girasole, arachidi, quello che vi va, 200 ml di panna, 2 cucchiai di estratto di vaniglia e 50 g di cacao amaro che abbiamo sciolto prima al microonde oppure a bagnomaria, vedete voi. Andiamo a mischiare tutto. Per comodità ho messo tutto nella planetaria, quindi alle nostre farine, al nostro composto secco, gli ho aggiunto, come vi ho detto prima, 3 uova, 2 cucchiai di estratto di vaniglia o vanillina, insomma quello che avete. E poi gli abbiamo aggiunto 100 ml di olio e 200 ml di panna. Adesso andiamo a mischiare tutto. Il nostro composto sarà ben amalgamato, gli andiamo a mettere anche 50 g di cioccolato fuso che vedete lì e continuiamo a mescolare per 2-3 minuti perché è un impasto molto corposo. Così splendido, guardate che meraviglia, non viene neanche giù, molto denso. Andiamo a imburrare e infarinare il nostro stampo, quello che volete, e andiamo a infornare a 170 gradi per almeno 40 minuti, poi ognuno farà la prova stecchino nel proprio forno.